sarà oggetto di una conferenza stampa settimana prossima per dare i primi numeri, che si chiama segnata.comune.como.it. In buona sostanza, su quel sito troverete anche il numero di telefono per i meno pezzi della componente digitale. Si tratta di un potentissimo database per il quale sono stati usati, di fatto fosse troppo potente, l'hanno sfruttato al 100%, Salesforce, che assieme a solo un'altra amministrazione comunale di cui ovviamente parleremo completamente settimana perché il discorso è lungo, in buona sostanza permette di identificare il cittadino che fa una segnalazione e come dicevo, l'abbiamo fatto partire in sordina per verificare quanto bene funzionasse e devo dire che i settori stanno rispondendo ad una velocità ipersonica. Devo dire che era uno degli obiettivi da raggiungere per il 2024, quello di togliere le email dei singoli settori dal sito internet del comune in maniera tale che venisse tutto gestito attraverso una piattaforma che desse trasparenza e trasversalità tra gli uffici, in maniera tale che se la notizia necessitava della cooperazione di due uffici avvenisse. Devo dire che quando all'inizio si immaginava che ci fossero delle resistenze da parte degli uffici nel cambiare il metodo di lavoro, oggi gli uffici hanno chiesto che più uffici di iniziare, lo noterete navigando il sito, a togliere proprio le email istituzionali perché il servizio funziona perfettamente. Qual è lo scopo quindi? Noi siamo qui e siamo qui per collaborare con massima energia e lo facciamo con tutti. Io l'ho chiesto personalmente a tutti i miei consiglieri, a tutti i cittadini che incontro per strada e lo consiglio anche a voi. Le segnalazioni verranno assolutamente considerate con la stessa rapidità del consiglio, visto che i consigli sono molto più diradati, vi garantisco che resterete sorpresi dall'efficienza e dall'efficacia del fare una segnalazione su segnala.comune.com.it, perché mentre è evidente che il sindaco non va avanti nel semaforo, è evidente che se la segnalazione arriva per tempo e in maniera certificata ad un ufficio, gli uffici hanno immediatamente modo di mettersi in moto. E vi garantisco che, come hanno potuto sperimentare alcuni consiglieri di maggioranza a cui ho chiesto di prestare il servizio e d'ora in poi sarà la modalità per potersi comunicare con la pubblica amministrazione, lo scopo è proprio quello, mettere in condizione gli uffici di non avere 76 messaggi diversi, uno che arriva dal telefono, uno che arriva tramite email, uno che arriva tramite il database, uno che arriva direttamente sul cellulare del dirigente se lo conosce, con la posizione organizzativa. Avevamo notato che si moltiplicavano le segnalazioni fino ad un caso a 17 comunicazioni per lo stesso problema. Oggi ce n'è una sola, arriva immediatamente lì, ci sono degli addetti che sono pagati dalla nostra amministrazione per rispondere, c'è una chatbot che stiamo potenziando costantemente e poi c'è un insieme di FAQ che viene aggiornata ogni volta che i due operatori che hanno competenze specifiche che rispondono al numero di telefono indicato, magari per i più anziani che magari hanno meno prontezza con le tecnologie, anche se non è vero, perché ci sono anche moltissimi anziani, devo dirvi che di massima soddisfazione. Quindi non cambia nulla, va benissimo che nelle preliminari vengano segnalate queste cose, però se volete collaborare con gente in una maniera funzionale, suggerisco a voi e ai vostri amici, qualora aveste modo, visto che lo segnalano, di andare direttamente lì, perché ci sono alcune cose che fa la politica, gli indirizzi. Poi ci sono altre cose, articolare, lavori agli uffici, ma abbiamo sperimentato noi stessi, quando parlo noi dico di maggioranza per adesso perché magari sono stati più reattivi, ora lo chiedo anche a voi, provate a sperimentarlo.